I gialli devono essere contorti, se no che gialli sarebbero. Qui ci sono due o tre filoni narrativi. Uno riguarda, diciamo, la moglie del commissario Bombino, che è stata alla fine del terzo libro, è stata colpita in un attentato, che sta in coma e di cui durante il corso del libro seguiremo l'evoluzione del coma. La seconda pista letteraria è il tentativo che fa Bombino di capire perché le hanno sparato. E la terza invece è una storia vera, una storia accaduta a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, il 31 maggio del 1944, quando un uomo viene fucilato al termine di un processo farsa, svoltosi molto rapidamente. Viene fucilato alle 6 di mattina dalla Guardia Nazionale Repubblicana alla presenza del questore di Roma di allora, si chiamava Caruso. Ho trovato questa storia, che non conoscevo neanch'io, l'ho trovata grazie a un professore che l'ha scritta su Facebook. Per tante cose i social non sono utili, ma invece ogni tanto sono molto utili. E quindi a me piace in generale la commistione tra realtà e fantasia. Mi piace da lettore, mi piace da spettatore, mi piace nella mia testa. Ho scritto molti libri in cui c'erano questa doppia dimensione. Per cui sì, il giallo è anche uno strumento per esplorare. Sto scrivendo un libro per ragazzi, il terzo libro per ragazzi. Il primo è stato su Sami Modiano, che è uno dei pochi sopravvissuti alla Shoah, il secondo sulla Costituzione e questo è sui fratelli Kennedy. Cerchiamo di raccontare i Kennedy ai ragazzi. Ha adattato altri suoi libri per il grande schermo, questo potrebbe diventare una serie? Potrebbe. No, non ci penso io, ma ci stanno pensando altri. Per il piccolo schermo? Sì, per il piccolo schermo. Oh, okay.